Bienvenidas y bienvenidos al Instituto Italiano de Cultura de Madrid. ¿Habéis reconocido esta música? ¿La habéis reconocido? Sí, que era Roma, no fa la stupida stasera. Y bueno, hemos decidido empezar con esta pieza musical porque es un homenaje doble. Es un homenaje a Armando Trovajoli, que es un gran compositor italiano y autor de bandas sonoras realmente memorables. Y también es un homenaje a Roma, la ciudad eterna, la ciudad del cine italiano internacional y también mi ciudad. Así que no se podía empezar de otra manera. Y esta música será un poco la sintonía de esta noche y nos acompañará durante el festival. El Festival de Cine Italiano de Madrid, realmente estoy muy emocionada de estar con vosotros esta noche. ¿Y por qué? Porque hemos llegado a una edición muy importante. Parece ayer que hemos empezado con nuestro festival y, bueno, todo de un rato ya hemos llegado al número 15, que como nuestros amigos españoles saben muy bien, es el número de la Niña Bonita, exactamente. Así que es una edición muy especial, que nos encanta celebrar con nuestro público a lo grande y con una gran programación. Este año tenemos más de 40 películas, entre cortometrajes, largometrajes y documentales, 19 películas a concurso, que son todos preestrenos en España, en versión original y subtitulados en español, y que hemos seleccionado entre los títulos que han participado a los más importantes festivales internacionales de este año. Tenemos también un homenaje a grandes actrices italianas y a la comedia italiana. Y no podía faltar también una sección para ¿quién? Para los más pequeños, porque para nosotros es una misión realmente poder acercarlo más pequeño a la gran pantalla, no es solo un reto, es realmente una gran misión. Entonces, un año más, nos espera una programación realmente interesante y un viaje sorprendente a través del cine italiano. Tengo que decir que todo esto no sería posible si no fuera por el trabajo del equipo del Instituto Italiano de Cultura, que como directora quiero agradecer por sus esfuerzos, por su pasión, yo quiero decir, porque la pasión que cada vez hace la diferencia en cada trabajo. Y quiero agradecer a vosotros, a nuestro público, por la confianza. Y también quiero agradecer de corazón a la Embajada de Italia por su constante apoyo. Y hoy nos acompaña el ministro consejero de la Embajada, Benedetto Giuntini, que invito a subir el escenario. Buonasera, Benedetto. Benvenuto. Prego. Buonasera a tutti e benvenuti. Gentilissima direttrice, carissima Maria Luisa, gentili signori e signori, sono lieto davvero di partecipare questa sera a nome dell'Ambasciata d'Italia a Madrid, in questa straordinaria sede dell'Istituto Italiano di Cultura, all'inaugurazione della 15ª edizione del Festival del Cinema Italiano di Madrid. Porgo a tutti voi il saluto dell'ambasciatore Guariglia, che a causa di un impegno istituzionale oggi è fuori Madrid e non può quindi essere qui con noi. Permettetemi innanzitutto di ringraziare davvero di tutto cuore lo staff dell'Istituto che ha reso possibile la realizzazione di questa straordinaria edizione del Festival, diventato ormai un appuntamento importante, fisso, direi imperdibile per i cinefili madrileni. Guardando al programma è evidente quanto sia ricca di novità l'edizione di quest'anno. Ciò che più mi ha colpito e colpisce è la grande varietà di generi e stili che comprende, spaziando dai cortometraggi a un'accurata selezione di bellissime pellicole che sono sicuro piaceranno anche i più giovani. Sono certo che sarà molto apprezzata anche dal pubblico spagnolo la previsione di una sezione dedicata alle grandi attrici, le nostre grandi attrici, Sofia Loren, Monica Vitti, e ai più importanti comici del cinema italiano, da Paolo Villaggio a Roberto Benigni. È un'iniziativa importante che valorizza il talento di figure che hanno straordinariamente rivoluzionato la storia del nostro cinema, conosciuto e amato in tutto il mondo. Vorrei sottolineare anche come, accanto alla riproposizione di alcuni grandi classici, il Festival del Cinema Italiano di Madrid da sempre mostra una grande, straordinaria vitalità,
e la contemporaneità del cinema italiano, specchio di una società, quella italiana, in costante evoluzione e che mira, naturalmente, anche attraverso lo strumento del cinema, a promuovere e favorire il dialogo con il pubblico spagnolo, e non solo sul cinema, ma anche sulle tematiche attuali che poi il cinema stesso presenta e illustra. Non a caso l'ambasciata promuove convintamente e costantemente eventi di questo genere, perché rappresentano davvero uno dei migliori modi per far conoscere l'Italia, la sua cultura, la sua vita. In questo caso il cinema è uno straordinario veicolo di conoscenza, perché dai film, come sappiamo, non passa solo la bravura di un regista, di uno sceneggiatore o degli attori, ma anche la lingua, la cultura, i valori, l'identità e, se me lo consentite, anche sostanzialmente il futuro della percezione di una nazione. Colgo davvero nuovamente a nome dell'Ambasciata d'Italia a Madrid per ringraziare, colgo l'occasione per ringraziare nuovamente tutti gli organizzatori e tutti coloro che a vario titolo si sono spesi per far sì che questo evento abbia sicuramente il successo che riscuoterà. Auguro a tutti voi veramente ancora una buona serata e davvero una buona edizione del 15° Festival di Edizione del Cinema Italiano qui a Madrid. Grazie ancora. Grazie mille. Bueno, agradezco al ministro Giuntini sus palabras y per favore se puoi trasmettere i nostri ringraziamenti all'ambasciata di Riccardo Guariglia. Bueno, podemos ahora ver cuáles son los títulos de esta edición, empezando con la programación que haremos en el Cinepass. Tenemos 6 cortos, 7 documentales y 6 largometrajes a concurso. Gran protagonista de los documentales es el cine italiano, porque tenemos un homenaje a 2 leyendas del cine italiano internacional, Sofía Loren y Sergio Leone. Jóvenes directores del Centro Experimental de Cinematografía, que es la Escuela de Cine Italiana, son los autores de la mayoría de los cortometrajes que presentamos, que son todos ganadores de importantes premios internacionales. Y al lado de grandes maestros como Taviani, como Mario Martone, también presentamos a nuevos talentos, porque eso también es una misión de nuestro festival, de presentar a nuevos talentos del cine italiano, que nos sorprenden con sus historias de amor, de pasión y también de miedo, en el sentido literal de miedo. Pero, vale, no estamos, no quiero dar más pistas, así que vamos a ver juntos lo que nos espera en el Cinepass. Ultimamente mi sto occupando dei lampioni. Sì. Ci hai fatto caso? No, perché? Lampeggiano sempre. Sono lampioni. Non è che lampeggiano così a caso. Io ho contato il numero dei lampeggi, sono 7. 7 volte e poi si spengono. E vanno avanti così tutta la notte. Anto, fammi la barba, far piacere. Sto qua apposta. Dai. Appunto, io pure. Dai, fammi sta barba. Vi posso assicurare che in questa ragazza c'è qualcosa di speciale. Ha tutte le carte in regola per diventare reginetta. Thank you.
chiede a Berlusconi. La luna consiglia di metterci una pietra su. Pronto! Ma dove siamo arrivati? Mortadella è comunista. Salame socialista. Più che bella, la mia vita è stata un'odissea. Ma che cavallo montate? Non è un cavallo. Ma non via, no, è una cavalla. Lascia scare. Una cavalla, una... Giulio. Saveria. Il cinema per me è soprattutto uno spettacolo immenso, dove si ripropongono proprio fatti della vita mascherati. È un veicolo per raccontare esperienze proprie, esperienze storiche, esperienze psicologiche. Sempre attraverso la favola, attraverso il mito, attraverso lo spettacolo. Cioè, queste cose tipo, sono tutte scemenze. Tipo, mia sorella è più forte di me. Mio papà sono uguali di forza, secondo me. Cioè, portano sempre le stesse cose. Mia mamma porta il borsone, i nostri due zaini, lo zaino di Flavia di scuola, il mio zaino di scuola, il borsone, poi la valigetta di Flavia, la pianola, cioè porta praticamente tutto e ci riesce. Porta pure il suo zaino, ci riesce. La parte del corpo più seducente è sicuramente gli occhi, perché questi grandi occhi con questo sguardo magnetico che ti cattura, credo che solo poche attrici hanno la fortuna di avere questa energia da trasmettere attraverso proprio lo sguardo. Appunto, se creatività si intende come appunto purtroppo siamo portati a intendere noi, cioè la rappresentazione della realtà, ma se la creatività fosse di tipo più astratto, più cerebrale, più concettuale, tutte queste sono domande a cui è difficile dare una risposta. A Buenos Aires, latinoamericano. Se inaugura il campionato internazionale di football femminile, Trofeo Las Leonas. Per me il calcio come la droga, hai visto quelle persone che drogate, poverine, non riescono a levare la droga, per me è che è così. Quella domanda lì, sei maschio o sei femmina, è proprio disumanizzante, perché è come se ti dicessero cosa sei? Questa cosa o quest'altra cosa, dato che ogni altra cosa non può esistere? Ti conto come umano? Ti conto come mio simile? Tutti preoccupati là. Agrigento. Tutti. Aspettano le cene di Pirandello. Piano! Piano! Piano, piano! Slow down! Oh, slow! Yes, ok! Slow down! Ok! Signora Olimpia, devo chiederle di rimettere il costume. Digli che se vogliono vedermi con il costume intero, devono venire a chiedermelo. I giorni più felici li ho regalati a te. Mi devi accompagnare a trovare un'amica che abita a Zurigo. È un lavoro d'autista. Un'altra notte qui con me. This is Monica. Monica's come to help us. Hi. Hey. Every phone number you might need is up here. Paul's cell phone, our home phone.
I hope it's okay with you that I didn't try to explain who you are. I think I like you. I gotta say, I never would have recognized you. How long are you gonna stay? What's your name? Please remind me. Monica. That's a nice name. Ma lei è sicuro che qualcuno l'ha tagliato la strada? Certo. Non sarebbe il primo a vedere le cose questi giorni? Il fumo che esce dai tombini quando piove. Ci sta uno che dice che ha iniziato a vedere delle cose strane. Che cazzo sei? Che sei una malaperscia. Tu sei l'unica che può cambiare su schifo. Tu sei forte, no? Sei più forte di tutti. Hai conosciuto altri mondi. È quello che dico sempre io a Giulia. Che c'è? Io lo voglio incontrare. Oreste è come me. Lei mi deve guardare come una dei suoi ragazzi. Possono fare altre scelte, ma non potranno mai tradirsi l'uno con l'altro. Chiedono dov'è la madre. L'hanno uccisa. Mukti è sola, come me. Dove la stai portando? A nord, sulle montagne, al Tiger's Nest. Segui le gru del collo nero. Il bracconiere farà di tutto per riprendersi il cucciolo. Avrà bisogno di una madre per riuscire a sopravvivere quassù. Ora è questa la tua casa. Vai, vai! Che vi sembra che os parece una gran programación? Y si habéis estado atentos, habréis notado que tenemos dos películas fuera de concurso, que es Nostalgia de Mario Martone, que es una premiere en España que presentamos como Instituto Italiano de Cultura, y es la película que representará Italia en los Oscar 2023. Y también tenemos El ragazzo e la tigre, que es una premiere absoluta fuori d'Italia de esta película y que será en italiano con subtítulos en español. Una cosa, todas estas películas son en versión original con subtítulos en español. Entonces, 6 cortos, 7 documentales y 6 largometrajes a concursos, y también este año otorgaremos un premio para cada sección. Os anunciamos que el jurado cortometraje de esta edición está formado por Néstor López, que es director y productor de cine, Neus Sanz, actriz de cine, teatro y televisión, Ruth Armas, actriz, que saludo, gracias por estar con nosotros, gracias por estar con nosotros. Gracias por colaborar, porque bueno, es un trabajo eso también. Y el jurado documentales lo componen Antonio Cuadri, guionista y director de cine y televisión, Julio Vallejo Herán, periodista experto en comunicación. Y es un gran honor para mí poder deciros que este año contamos con la colaboración de la gran Asunta Serna. Gracias, Asunta, actriz, profesora y presidenta de la Asociación de Ética en el Audiovisual y cofundadora de Familia de Cine. Asunta, te agradezco de corazón por colaborar con nosotros. Veramente, Asunta parla pure italiano, quindi grazie di cuore per stare con noi e ti inviterei a salire sul palco per dire due parole in rappresentanza di tutti i giurati. Grazie. Ops, ma sa? Credo che quello sì, no? Sì, no? Aspetta, esperamos. ¿Está abierto? No, ¿verdad? Ah, sí. Está. Ahora sí. Bueno, no sé si hablar en italiano o en español. Vamos a hablar un poquito de los dos. Tutti due. Bueno, hemos visto que realmente España e Italia somos hermanos.
Somos hermanos de sangre, somos hermanos casi, nos entendemos casi cuando hablamos, casi, 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 solamente los verbos, el dobre vero ese. Pero aparte de esto, realmente es una, somos unas culturas que necesitamos estar juntas, que a través del cine podemos entendernos mejor, que tenemos, pues, gracias al Instituto de Cultura, gracias también a la Embajada y gracias a todos los esfuerzos de aquellos que han hecho el cine, pues tendremos la posibilidad de conocernos mejor. El cine es eso, es un vehículo para que nos conozcamos y, como han dicho, con pasión, las personas que nos dedicamos a eso, queremos que el público venga, nos hacéis falta en el cine, dejar un poquito vuestro internet y estos días ir al Cine Paz con esta programación estupenda para ver el nuevo cine italiano. Nosotros, por parte del jurado de documentales, que está aquí Julio conmigo, intentaremos hacerlo lo mejor posible. ¿Qué quiere decir eso? Pues intentaremos sentar unos criterios para que realmente no sea solamente por gusto, sino porque realmente pues, aquellas personas que también pues estamos en el mundo de la comunicación podamos entender qué es lo que nos gustaría que vosotros vierais, vosotros del público, más. Por eso son los jurados. Y muchas gracias, estoy honrada también pues, de estar aquí. Curiosamente vivo al lado, entonces es una pena que sea la primera vez que estoy aquí. Pero es solo la primera vez de muchas. Ahora he rodado mucho además en Italia, no entiendo cómo es hasta, he tenido que esperar hasta ahora, pero estoy honrada porque seguro que va a ser una experiencia estupenda. He visto dos ya de los documentales y promete mucho, así que todos al Cine Paz. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor. Dejamos. Gracias a Asunta por sus palabras y gracias a todos los jurados. Es una gran responsabilidad, ahora me pongo así, es una gran responsabilidad hacer los jurados. No, pero es una broma. Estamos en buone mani, como se dice en italiano. Bueno, hemos hablado de premio al mejor cortometraje y documental, pero también los largometrajes tendrán un premio, pero lo decide nuestro público. Así que os recuerdo que tenéis que votar. Conoceremos todos los títulos ganadores de esta edición del festival el 30 de noviembre al Cine Paz, en nuestra serada velada de clausura. Y ese mismo día anunciaremos también el ganador del premio Solinas Italia-España, que llegado a su séptima edición premia el mejor argumento para una coproducción cinematográfica entre Italia, España y América Latina. Este es otro proyecto muy importante para nuestro instituto, con lo que intentamos fomentar la colaboración entre estos países, en particular a través de la escritura, los guiones para el cine y la coproducción cinematográfica. Bueno, además de las proyecciones en el Cine Paz que hemos visto, están las proyecciones en el instituto, en esta sala. Así que utilizamos la pantalla también para hacer proyecciones. Ya hemos adelantado que presentamos un homenaje a películas, a las grandes actrices italianas. Tenemos un homenaje a Mónica Vitti, a Mariangela Melato, dirigida por Lina Wertmüller, a otras actrices, a Giulietta Masina. Y hemos decidido hacer este homenaje a las grandes actrices, uno para subrayar el talento femenino, que no es solo belleza, hay talento, hay mucho talento en interpretativo y, todo, y mucho más. Y también lo hemos hecho para recordar que el 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Y ese instituto, toda la semana, estará en conexión con una manifestación cultural que se llama Amori Rubati, Amores Robados, y que se hace en Italia durante la semana del 23 al 30 de noviembre, está organizada por teatros italianos. Así que nosotros también haremos algunas lecturas para sensibilizar sobre este tema. Y también, además del homenaje a las grandes actrices italianas, tenemos una joya, yo diría, que es para el personaje, una máscara, que es Fantozzi. Todos los italianos conocen a Fantozzi. ¿Quién no conoce Fantozzi? Fantozzi, que pero los españoles van a conocer, y en particular a su creador,
que fue, que es Paolo Villaggio. Así que vamos a ver también los títulos que nos esperan en esta sala. Ci batti lei. Oh, Fantozzi! Posso almeno sperare, Milena? Ma cosa dice, ragioniere? No, Milena, non pianga, forse l'ho offesa. Io non volevo. No, non volevo. No, sei offesa, sei orgasmo, grazie. Forse sono troppo vecchio per lei. No, l'età non conta se è vero amore. Allora, è perché sono legato a un'altra donna? No, neanche questo importa. Se è vero amore... Ecco, il mio malessere è il seguente. Può un sistema nervoso essere innamorato ugualmente di colui che l'ha corcata di botte, e cioè a Luda Oreste? A mente fredda penso che lo odio, giuro di mai più rivederlo, ma so che mento a me stessa. Ora mi spiego, l'altro, il secondo, Nello, mi appaga sia sul piano umano che su quello dei sessi, ma poi il ricordo del primo, Oreste, prende il mio sopravvento e io mi ritrovo a desiderare proprio colui che mi ha menato in un'insonnia notturna che non mi fa dormire. Devo parlare dell'infanzia, vero? Parli dell'infanzia. Io e te, perché per me è tutto. Oppure ciao, niente, pazienza. Sì. No, te, ascolta. Fatti chiari, amicizia lunga. Perché, uè, guarda, se soltanto te la tocchi un'altra donna, anche la tua moglie, veh, me non mi vedi più. Perché finché dura l'amore, io lo voglio perfetto. La strada è il loro mondo, con le sue avventure straordinarie, i suoi incontri favolosi o patetici, i suoi drammi sconosciuti. Maestra del cine italiano y también, como habéis visto, empezamos un nuevo festival, el Festival de Cine Italiano de Madrid, Dei Piccoli. Y como cada festival que se precie, también nosotros tenemos una mascota. Así que tengo el gran placer de presentaros a la mascota del cine, que es... No, me olvidé. ¿Mascota? ¿Gatito? Bueno, os presento a Gatito, que le lleva Alessandra, no es que no camina solo, lo hará en futuro. Bueno, Gatito es la nueva mascota del Cinema Italiano dei Piccoli y bueno, crecerá con nosotros, crecerá con nuestro festival. Y como habéis visto también el Cine Italiano dei Piccoli, lo hemos realizado gracias a la colaboración con il Festival Giffoni, con il Giffoni Film Festival, che il Giffoni Film Festival è il festival juvenile numero uno al mondo, italiano, però conosciuto in tutto il mondo, con una storia di più di 50 anni,
que nos has enseñado cómo sea posible realmente acercar a los más jóvenes y hacerlos protagonistas del cine. Así que es realmente una historia no solo de éxito, sino de modelo para todos. Y hay también una curiosidad, que Godard lo definía como el único festival esencial. Así que para nosotros es un gran honor, un gran placer poder colaborar con el Gifoni Film Festival y para agradecer y reconocer todo lo que han hecho en 50 años de historia y un presente tan brillante, hemos decidido otorgar un premio especial, el premio especial de esta edición del festival, al Gifoni Film Festival. Así que os voy a leer la motivación. Nel 1971, Claudio Gubitosi, di un paese nell'entroterra salernitano, Gifoni Valle Piana, decide di dare vita a un'idea rivoluzionaria: creare un festival cinematografico per bambini e ragazzi, dove a giudicare e premiare le opere sono proprio i più piccoli. Ed è così che un'idea si concretizza nel Festival Cinematografico Internazionale per Ragazzi, numero uno al mondo, con un percorso che ha segnato le vite di molte persone e la storia dello spettacolo e della cultura non solo italiana. Per tutto questo è perché i sogni con tenacia e passione si realizzano e Gifoni li fa crescere. Il 15° Festival del Cinema Italiano di Madrid premia Gifoni Film Festival. Así que, bueno. Invito a Jacopo Gubitosi, direttore generale del Gifoni Film Festival. Eccolo, ciao Jacopo, buonasera. Benvenuto. Grazie. Invito también a Gian Vincenzo Anastasi, dell'equipo della direzione artistica del Gifoni Film Festival, a subire all'esena. Bene, benvenuti. Grazie. Un piacere. Voi state aspettando la statuetta, eccola. Eccola. Sì, sì, sì. Ah, questa è la nostra statua. Grazie. Però prima vogliamo far vedere una cosa del Gifoni Film Festival? Venite con me. Non pestare il gatto. Vai, lanciamosi il video. Partecipo al Gifoni ed è l'esperienza più bella della mia vita, assolutamente, cioè non ci sono proprio paragoni. Ma lo sai perché? Perché 10 giorni su 365 e vivo tutte le emozioni, sentimenti, esperienze di una vita. When I got the email, I cried, and my dad walked into my room and he goes, "Oh my God, Gab, what's wrong?" And I was like, "Dad, I'm going back to Gifoni. Can I go, please, please, please?" There is a lot of diversity, a lot of different ideas about cinema, about different things, different cultures that we are sharing between each other, and I think our minds open. Like, I'm asking myself, like, why didn't I come here before? Like, what was I thinking? Non importa dove vieni, la tua lingua, la tua religione, il colore dei tuoi capelli, il colore della tua pelle. Tu, l'importante, se sei a Gifoni, sei uno di Gifoni, punto.
Hai visto come hai visto? Sei realmente un festival dove hai molta cultura, molta diversità, dove lo scuole sono protagonista. Sì. E però facciamo vedere il premio. Sì, facciamo vedere il premio. Che questo è il gatto grande, se sei il gatto grande e hai gatito. Però è meglio il grande, ma io non lo so. Però. Sì. Sì. Ecco. Buonasera, innanzitutto grazie direttrice di questo riconoscimento, darò la parola chiaramente a Jacopo. Ci tengo a dire una cosa, per noi è il secondo anno della nostra collaborazione e siamo felicissimi che quest'anno l'abbiamo rafforzata con un programma, che abbiamo visto quanti cortometraggi faremo per tutti quanti i bambini a partire dai 3 anni fino insomma ai 12 anni, per portare un po' di quell'energia che in questo bellissimo video abbiamo provato un po' a mettere dentro. E noi qua ci sentiamo proprio a casa nostra ormai, talmente a casa nostra, talmente a casa nostra che abbiamo fatto tardi e quindi è colpa dell'aereo, ma noi, per come appunto siamo anche gente del sud, insomma abbastanza, non vogliamo presentarci con le mani in mano, abbiamo portato la direttrice, ecco qua, questo qui è il simbolo da un lato della città di Giffoni, il grifone, che siamo appunto della nostra cittadina, e il corno, anche per augurarti a te e a tutto il tuo team buona fortuna per il festival. Guarda, non sai quanto ne abbiamo bisogno, quindi grazie. E tra l'altro, e ora mentre lascio la parola a Jacopo, voglio dire, lo scorso anno il direttore si è fidato, Claudio Cubitosi, che tra l'altro anche lui ti ringrazia, è mandato solamente me qui a Madrid. Quest'anno meno. Quest'anno si è fidato di meno, quindi oltre a me e Jacopo, vorrei anche salutare, c'è Davide Russo, il responsabile dei nostri rapporti istituzionali, Erika Delisio, Rita Esposo, quindi siamo un team numeroso. Mi taccio. No, ma io grazie mille per il corno. Grazie Gian Vincenzo, grazie veramente a tutti gli ospiti, alle istituzioni, agli attori presenti oggi in questa bellissima serata che per me la trovo veramente molto stimolante. Ricevere un premio è sempre bello, riceverlo soprattutto per il lavoro che fai e lo ancora di più. L'emozione che sto rappresentando è un'emozione vera, perché ogni volta che veniamo premiati per il lavoro che facciamo ogni giorno, per la centralità dell'attività, per il rapporto che Giffoni ha sul territorio, ma soprattutto per i ragazzi, per noi è di primaria importanza. Nel video abbiamo visto migliaia di ragazzi che ogni giorno possono, durante il festival, possono incontrarsi, possono dialogare, possono confrontarsi su tematiche veramente molto, molto ampie. E i complimenti anche alla direttrice e a tutto il suo team per la varietà di genere nei prodotti selezionati nel programma, perché non è facile presentare un programma così nutrito, così ricco di contenuti e soprattutto un programma aperto a tutti, quindi veramente un ottimo lavoro è stato presentato questa sera. Vi porto i ringraziamenti da parte del direttore fondatore Cubitosi, Claudio Cubitosi, che oggi io rappresento, e del consiglio di amministrazione del Giffoni Film Festival. Per me è la prima volta a Madrid, è la prima volta che partecipo al festival italiano del cinema qui a Madrid, e spero che non sia l'ultima, perché appunto il mio impegno, il nostro impegno è quello di rafforzare sempre la nostra collaborazione, non solo qui a Madrid, ma perché no, anche poter iniziare un'attività in Italia proprio a Giffoni partendo da Madrid, e ogni anno appunto rafforzare l'evento, il programma qui con sempre più contenuti e sempre più attrattori. Quindi io sono felicissimo di essere qui oggi con voi, e questo premio lo dedico a tutti quanti i ragazzi che permettono ogni anno le nostre attività, perché capirete benissimo che il Giffoni senza i giurati non è Giffoni. Quindi questo premio e le motivazioni che ha letto prima la direttrice Pappalardo è veramente molto importante, quindi questo premio che abbiamo ricevuto stasera, Gian Vincenzo, se posso insomma, lo donerei a tutti quanti i giurati che ogni anno permettono le nostre attività, quindi veramente grazie. Grazie. Prima, adesso dimenticavo, abbiamo anche, oltre al Grifon Corno, così si chiama il premio in ceramica, il Grifon Corno, vogliamo omaggiare ovviamente te, direttrice, ma tutto il tuo team, di questo premio molto importante per noi, che ci è costato 2 anni di lavoro, ed è un francobollo Giffoni, un primo francobollo che la Zecca Italiana ha realizzato in occasione dei 50 anni di Giffoni, che abbiamo quest'anno appunto presentato. Sono 1500 francobolli esistenti in Italia, una buona parte ne avete voi, sono circa 10 francobolli, sì,
Che vedere, abbiamo un fascicolo appunto che raccoglie un po' le motivazioni di perché appunto lo Stato e la Zecca con le Poste Italiane hanno scelto di investire su questo progetto, con ovviamente tutta l'illustrazione, e poi una lettera che il direttore Cubitosi le ha appunto scritto con la motivazione di perché anche noi oggi abbiamo deciso di omaggiare questo premio appunto a lei e a tutto il suo team, quindi grazie. Ma io vi ringrazio, grazie mille. Devo dire, insomma, questa è proprio una sorpresa, dovevo premiare, invece mi risultò, cioè ci risultiamo che siamo premiati noi come istituto, però ecco, di cuore ci tengo a dire che fate un lavoro straordinario, lavorare con i ragazzi è un lavoro straordinario, seminare è davvero qualcosa di importantissimo, di sfidante, a volte complicato, però quello che dico sempre è il ritorno, la soddisfazione che si ha dal vedere l'entusiasmo, da come crescono i ragazzi, è impagabile. Quindi un'altra cosa che dico è anche che i ragazzi sono il pubblico del futuro, ci lamentiamo, non andiamo al cinema, dobbiamo portare i ragazzi al cinema perché possano veramente capire l'emozione che si prova davanti a un grande schermo piuttosto che rispetto ad una televisione, è un'emozione totalmente diversa, è anche una visione sociale, no? Perché comunque si sta con altre persone, e questo è qualcosa che non dobbiamo dimenticare, anzi dobbiamo valorizzare e dobbiamo lottare perché sia sempre di più condiviso. Quindi ancora complimenti. Grazie. Io vi ringrazio del francobolli e ti invitiamo anche ufficialmente alla nostra 53esima edizione, quindi a luglio tieniti libera, sarai a Giffoni. Grazie. Con noi. Vai, facciamo una foto, aspetta che facciamo. Allo stos, vai, voi due. Bravi! Bravi! Grazie. Grazie. Saluto anche la medica Alessandra. Grazie, tesoro. Il grifo corno. Il gatto nero, il grifo corno, pequeña signales de lo que pasa en instituto, però no, todo bien. Bene, io vi ringrazio, os agradezco por estar con nosotros. Solo me gustaría despedirme con dos citas del grande Fellini para cerrar esta velada. La prima è: nada se sabe, todo se imagina. Non si sa nulla, tutto si immagina. La vita è imaginazione, la vita è sueño. E tenemos que luchar para nuestros sueños, dobbiamo lottare per i nostri sogni. La seconda è: il cine non necessita grandi idee, amores ardientes, desdenes, te impone una sola obligación quotidiana, la obligación de actuar y de hacer. Abbiamo solo un obbligo quotidiano, quello di fare. E ora vuestra obligación es la de disfrutar siempre el cine y de ir al cine, y nuestra obligación es de hacer que eso sea posible. Y por eso que me permitas de agradecer todo el equipo del instituto, porque esto es el resultado de un gran trabajo de nuestro equipo. Y entonces quiero agradecer como primera a Alessandra Picone, que es responsable del proyecto. Bien, va. Alessandra. Agradezco también a Beatriz y Carolina Castellari, que han trabajado codo a codo con Alessandra, gomito a gomito con Alessandra. Y quiero, como directora, per me veramente soy muy orgullosa de tener este equipo, y quiero agradecer a los otros compañeros, a Susi Baldasseroni, vicedirectora, Francesca Catalano, Sabrina Chiriatti, Alessandra Grassi, Carla Morpurgo, Carlo Patrignani, Susanna Pezzelli. L'ho scritto perché magari mi salta qualcuno e quindi non è meglio scriverlo. Y gracias también a lo que nos ha ayudado para el diseño grafico, un agradecimiento a Antonio Pita, de corazón, y que migliori. E Animo Disegno e Comunicazione, che guida la nostra pagina web, al laboratorio Laser Film e anche allo streaming, perché non l'ho detto antes, però una selezione di pellicole è anche disponibile online, specialmente per gli amanti del cine che vivono fuori di Madrid. Así que todo, queda inaugurata la 15ª edizione del Festival del Cine Italiano di Madrid. Buona visione a tutti! Grazie a tutti.
Vi aspettiamo al cinema. Grazie.